No, ragazzi, non sono più in Australia, ahimè. Sono tornata in Italia, però non sono neanche a Torino. In questo momento, infatti, mi trovo a Roma, precisamente nella mia casa a Roma. Che bella, eh? Poi ve la faccio vedere per bene. C'è un ragno sulla parete. Ma perché sono a Roma? Mi trovo a Roma perché ho deciso che sarei dovuta uscire al di fuori della mia comfort zone. Infatti, chi mi segue più da vicino, quindi seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, saprà che in quest'ultimo periodo sono andata a vedere un po' di case per andare a vivere da sola. Alcune mi sono piaciute, alcune non mi sono piaciute. Quindi ho detto, prima di fare questo passo, che farò nel 2019, nei primi mesi del 2019, voglio fare un'esperienza di vita in un'altra località italiana. E quindi sono venuta a Roma per 2 settimane, in questa casa dove sono un po' da sola, un po' non da sola, dove mi occupo della mia vita al 1000%, perché mi devo preparare da mangiare, devo farmi la spesa, il bucato, devo stirare, devo pulire, devo fare i piatti. Mamma, torno a casa! Ma anche perché posso finalmente stare a contatto con una parte dello staff del percorso. Percorso che in quest'ultimo periodo è cresciuto tantissimo. Infatti, se sono anche un po' sparita da YouTube è stato questo uno dei tanti motivi. E se non il fatto che la mia vita in quest'ultimo periodo ha avuto... Qua c'abbiamo i gabbiani, i pappagalli. Da quando sono tornata dall'Australia la mia vita ha avuto un'impennata pazzesca. Sono veramente felice di quello che sto facendo. Ho sempre avuto il pallino del non so realmente dove voglio essere, voglio trasferirmi all'estero, voglio andare in Australia, voglio cambiare radicalmente la mia vita, per poi rendermi conto che in realtà dovevo cambiare qualcosa dentro la mia testa. Tornata dall'Australia ho passato 3 giorni completamente depressa, 1 settimana completamente destabilizzata, a chiedermi che cosa ne sarebbe stato della mia vita, che cosa avrei fatto fino al prossimo viaggio, mi sentivo persa. Credo che siano cose in generale comuni quando si torna da un viaggio, soprattutto quando si torna da un viaggio programmato da così tanto tempo che avrebbe dovuto portare con sé dei progetti. E i progetti ci sono, perché questo viaggio mi ha fatto capire tante cose, come il fatto che forse adesso è l'ora di cambiare. No, non bruciarlo, dai, poverino. Carbonizziamo gli insetti. C'è stato un cambiamento nel mio cervello, c'è stato un'accelerata. Grazie, mi suggerisco le parole. C'è stata un'accelerata perché ero ferma, ero completamente ferma. Stavo bene con quello che facevo. Adesso mi sono rimessa completamente in gioco. Non lo so, sto anche facendo una sfida di 90 giorni, abbiamo un gruppo su Telegram dove ci svegliamo alle 5 tutte le mattine, come stanno insultando. E in generale è cambiato qualcosa, mi sento bene, mi sento veramente bene e mi sento come se non stessi più dando importanza agli eventi che stanno per arrivare. Il 3 novembre ci sarà un seminario molto importante perché ci saranno degli ospiti veramente speciali, seguito la sera dalla Perimoku, che probabilmente sarà il primo e forse l'ultimo apericena che faremo, perché organizzarlo è stato difficilissimo, siamo tantissimi, al catering mi hanno odiata, vabbè. Comunque, e non vedo l'ora che ci sia questa cosa, ma non vedo l'ora che sia oggi, non vedo l'ora che sia domani, non vedo l'ora che sia il giorno dopo il seminario, il giorno del seminario, non vedo l'ora che sia dicembre, non vedo l'ora di tutto quello che può arrivare, perché c'è veramente tantissimo potenziale nella mia vita, cioè in generale credo nella vita di ognuno di noi. Siamo sempre lì ad aspettare degli eventi, che arrivino giorni, che arrivino viaggi, che arrivi l'aumento dello stipendio, la macchina nuova. Stiamo sempre aspettando queste cose credendo che ci rendano migliori, credendo che ci cambieranno la vita, credendo che faranno di noi un qualcosa di più, che prima non potevamo essere felici senza questa cosa, senza questo evento, per poi rendersi conto che non cambia assolutamente niente. C'è stato questo cambiamento nella mia vita, so che si potrà pensare, vabbè, banana, sapevano tutti, ok, anch'io lo sapevo, ma non mi ero mai sentita così, non mi ero mai sentita come se ogni cosa che faccio adesso è importante, come per esempio lavare quella teglia, sarà importante farlo, mi divertirò a farlo perché sarà un attimo della mia vita importante e incancellabile, comunque se la volete lavare voi bene lo stesso. E quindi sono qui a Roma perché approfitteremo di queste 2 settimane per lavorare a progetti, per fare analisi, per tradare insieme, per... ragazzi, il training sta andando da paura, il gruppo ha... non lo so, è qualcosa di magico, cioè è pazzesco, sta settimana è stata pazzesca, 2 settimane fa sono state pazzesche, ogni settimana ha così tanto potenziale e mi sono accorta che forse prima ero un po' ferma, forse prima non sfruttavo appieno tutto quello che avrei potuto sfruttare, mi lamentavo perché il tempo e non riuscivo, la connessione, in realtà era tutto qua.
era tutto quanto qua. E quindi niente, ho deciso, boh, apriamoci a nuovi orizzonti. Andiamo al sud, al centro, nel sud. No, io adoro Roma, adoro veramente Roma. E le macchine che non ci sono mai. Ah, ragazzi, se state guardando questo video e siete di Roma, smettetela di usare Enjoy, per favore. Cioè, non è possibile, noi la prendiamo, la parcheggiamo e sparisce. Basta! Non usate Enjoy, compratevi una macchina, che cavolo. Quindi, ho deciso di fare questo video e in generale tutti i prossimi video che verranno, nonostante sono sincera, non avessi voglia di pubblicare, mi hanno praticamente costretta a prendere la macchina fotografica e girare. Io non avevo voglia. Ma mi sento come se posso dare qualcosa a YouTube e a chi mi guarda. Se anche non ispirarvi sotto il punto di vista trading, perché alla fine, ragazzi, ognuno ha la propria strategia, cioè è inevitabile, ognuno guadagna con i propri metodi, ognuno ha il proprio metodo, si trova bene con una strategia, non si trova bene. Non ci dobbiamo odiare per questo, possiamo comunque spronarci l'uno con l'altro, possiamo comunque essere una community di persone che è verso lo stesso obiettivo. Cioè, cos'è l'obiettivo? Guadagnare nel trading. E credo che questa sia una cosa che un po' manca nel panorama italiano. Questo video sta entrando nel filosofico. Si sa che la vita è un pendolo che oscilla fra la noia e il dolore. E in realtà non è vero, ci sono un sacco di gioie nella vita, ci sono un sacco di cose belle e dobbiamo smetterla di autodistruggerci. Questo è un topic che in realtà avevo già trattato esattamente in questo periodo, forse un po' più avanti, verso novembre, l'anno scorso, dicendo che spesso troviamo scuse su scuse su scuse, ci autodistruggiamo. Questa è una cosa di cui tratto in un libro Tony Robbins, se non sbaglio, dell'autodistruzione, e dobbiamo smetterla di farlo, dobbiamo cercare di capire, mi si è appannato l'occhio. Dobbiamo cercare di capire quali opportunità abbiamo, dobbiamo cercare di spronarci ad andare fuori dalla nostra comfort zone. So che è una frase tanto detta, tanto ripetuta, tanto bella, ma poi chi è che lo fa davvero? Perché io stessa fino ad ora non l'ho fatto. Adesso sono in una challenge di 90 giorni dove praticamente ho anche degli obiettivi sotto il punto di vista fitness. Non ho la possibilità di andare in palestra per 3 settimane, inizierò da novembre. Mi sono iscritta prima di partire dicendomi fammi scattare l'abbonamento da novembre. Perché? Perché so che a novembre avrei trovato scuse per rimandare, poi lo faccio, poi lo faccio, poi lo faccio. Poi arriva Natale che sono 120 kg, quindi no, iscriviamoci prima in palestra. E ho colto l'attimo, il momento di hype. Dobbiamo sfruttare come ci sentiamo in certi momenti, quando siamo molto ispirati per fare cose, sapendo che poi magari non saremo più ispirati. La motivazione, non sempre siamo motivati. Cioè, ho notato anche guardandomi in giro, io seguo tantissimo il panorama fitness in Italia, all'estero, che molti chiedono come fai ad essere sempre motivato. La risposta è sempre la stessa: non sono sempre motivato. Ci dobbiamo automotivare, anche quelle volte in cui non abbiamo voglia di alzarci dal letto perché stiamo male, perché la sera non abbiamo dormito, suona la sveglia, ci dobbiamo alzare da quel cavolo di letto. Non dico le parolacce perché sennò non mi fanno monetizzare il video e quindi anche voi haters che mi state guardando non mi date i soldi. Queste 2 settimane saranno 2 settimane dove coglieremo ogni opportunità. Per esempio oggi avevamo detto oggi facciamo analisi, non abbiamo ancora concluso niente. Probabilmente non concluderemo nulla proprio perché cogliamo le opportunità al 100%. Però saranno 2 settimane dove spero di potervi trasmettere qualcosa. Non dico subito che non parlerò di strategie di trading, non vi farò vedere come quando entrare a mercato, non metterò analisi. Per quello ci sono tanti altri social tipo TradingView, tipo Instagram. Ma spero comunque di poter fare qualcosa e creare del contenuto, che sento che il mio canale ultimamente aveva perso un po' di... non lo so, ragazzi, creiamo una community di persone intelligenti, creiamo una community, una comunità di persone che si vogliono aiutare gli uni con gli altri. Creiamo una community di persone che si aiutano gli uni con gli altri, di persone che remano verso lo stesso obiettivo, di persone che non si odiano. Ma perché dobbiamo odiarci? Avevo tanto rancore fino a poco tempo fa verso tante persone, verso tanti eventi, verso... ma in realtà è una cosa che parte da dentro di noi. Non smettiamola di sprecare tempo inutile. Sembra che io sia tipo quasi morta e che abbia avuto una resurrezione dove sono tornata ad apprezzare la vita. E in realtà non è così, non so che cosa sia successo. So soltanto che sono tornata dall'Australia, stavo male, stavo veramente male. Sono sparita per un po' di giorni, non mi sentivo bene. Mi sentivo come se dentro non avessi più niente, come se fossi vuota, come se... non lo so, e poi mi sono imposta che
dovevo fare qualcosa e non so che cosa ho fatto. Semplicemente il giorno dopo mi sono alzata, ho fatto tutto quello che potevo fare in quella giornata, tutto ciò che avrei dovuto fare, che rimandavo da tempo, o mi sono messa degli obiettivi, mi sono messa dei check continui di questi obiettivi, anche perché ho chi mi aiuta comunque, perché ci teniamo sempre sotto controllo. E niente, sono rinata, è pazzesco. Quindi questo sarà un video un po' del cavolo. Questo sarà un video inaugurativo. Inaugurale. Inaugurale di quella che sarà la mia nuova presenza su YouTube e sui social. Cerco di trasmettervi qualcosa. Spero che qualcosa arrivi. Io non sono Dio, io non sono migliore di voi, non sono migliore di nessuno, non sono più bella di nessuno. In realtà sì. Quello sì. Ovviamente sto scherzando. Non sono nessuno. Cioè, una cosa che mi preme tanto è che a volte mi sento qua su YouTube come se fossi qua ad insegnare le cose a qualcun altro, e la gente mi dice: ma tu cosa vuoi insegnare alle persone? Niente, io non sono qui ad insegnare cose. Io sono qui a condividere quella che sono io. Non sono milionaria ancora, ve lo dico sempre, un giorno quando lo sarò vi dirò: sono milionaria, ragazzi. Adesso purtroppo no, non ho la Lamborghini, non me la posso permettere, non faccio i milioni. Sono una persona che semplicemente ha deciso di lasciare l'università, di non seguire quella che sarebbe dovuta essere la mia strada, quella che probabilmente tutti avrebbero voluto per me, i miei genitori in primis, ma di crearmi quello che è il futuro più adatto a me, quello che è quello che io davvero voglio fare. Io voglio essere felice della mia vita. Io sono arrivata a quel punto dove il lunedì, non vedo l'ora che sia il lunedì, quasi mi annoio durante il weekend. In realtà no, perché c'è sempre da studiare, imparare, fare e tutto. Però la settimana è così bella. La settimana non è un peso, non è, in realtà non l'è mai stato per me un peso. Però non lo so, ero arrivata a un punto in cui era tutto fermo. E quindi appunto, per concludere, mi sto perdendo nei discorsi, io non sono migliore di nessuno, non sono qui ad insegnare niente, non sono qui a dire come dovete fare le cose, sono qui a dire come io le ho fatte, quello che io sto facendo, quello che io ho imparato, e a condividere quello che è ed è stato e sarà il mio percorso, perché non è finita qua, non sarà mai finita qua. Ho degli obiettivi molto grandi, degli obiettivi che conseguirò, perché con la costanza e la voglia di fare e un continuo progresso e il continuo mettersi in gioco, per forza di cose si conseguono questi obiettivi, non rimangono lì scritti e basta o nella nostra testa. E spero che questo vi piaccia, e anche se stiamo un po' uscendo da quello che era il mio canale iniziale, ovvero analisi, trading, pensierini sul DAX, spero che vi piaccia comunque, spero che questi video siano utili. Basta, mi sto perdendo, quindi questo è un nuovo video. Devono ancora uscire dei video sull'Australia, e noi ci vediamo in un prossimo video che spero uscirà presto.